Presentazione dell'anno sportivo 2018-2019, oggi presentiamo Mario Versetti, nostro guerriero, già definito così, non è già definito. Siamo un po' a casa Stinks perché ormai qui da Novellini ci sentiamo assolutamente a casa, qui abbiamo fatto tante riunioni, tanti incontri tra le nostre aziende partner, qui soprattutto si è tenuta una importante riunione nel mese di maggio, il primo incontro per il nuovo corso per capire se le aziende avevano intenzione e voglia di darci una grossa mano, e il fatto che sia stata fatta da Novellini era già un sinonimo della voglia che aveva la Novellini S.p.A. di darci un grosso aiuto per proseguire nella nostra avventura, per cui a nome di tutti gli Stinks chiaramente ringrazio la famiglia Novellini di questo grosso supporto, un supporto che quest'anno è ulteriormente aumentato, ma non è aumentato solo dal punto di vista economico, che chiaramente è fondamentale in uno sport come il nostro, è aumentato nel senso proprio di vicinanza, di comunanza, di idee, di condivisione, e questo è un aspetto che chiaramente per noi diventa assolutamente fondamentale nel momento in cui ti vuoi radicare sul territorio. Io quindi darei subito la parola a Barbara, che è la padrona di casa, presidente della Novellini S.p.A. Ci avete sentito più volte dire che questa partnership per noi è importantissima perché si basa sulla comunanza di valori che conoscete molto bene, perché non è la prima volta che siamo ad esprimerveli, che sono i valori di un territorio, i valori di uno sport, della cultura e i valori di responsabilità sociale di un'azienda. Quindi questo è quello che sono gli elementi che ci portano a pensare che l'avventura Stinks sia un'avventura preziosa, importante, da coltivare, che ci fa crescere tutti, fa crescere l'azienda, ma fa crescere le nostre risorse e fa crescere il territorio. Si aggiungono a questi valori una comunanza anche di ordine mediatico, di ordine target, di ordine commerciale, perché comunque lo sport del basket rimane uno sport che è nella nostra orbita, diciamo, di target commerciale, quindi queste sono le motivazioni principali che ci hanno avvicinato al sostegno di questa bellissima esperienza e che ci hanno portato a rimanere fra i sostenitori anche in momenti delicati e complessi come quelli che abbiamo vissuto, ma credo che dai momenti complicati ci si è scarafforzati, perché dalle difficoltà si superano insieme, diventano delle buone opportunità, e quindi i presupposti ci sono davvero tutti. Poi ci siamo anche appassionati personalmente, siamo fra i primi tifosi, oltre che sponsor, quindi abbiamo una presenza fisica importante e quindi ci divertiamo. E questo, il divertimento nel sport e nel lavoro, sono uno dei motori più importanti. Benvenuto a Mario. Grazie mille. Aspettaci a bordo campo a tifare e anche arrabbiarci quando le cose non andranno come vogliamo, ma comunque normale. Andranno come vogliamo. Assolutamente, sai che perché c'è qualcuno che è a livello tra tifoso e l'ultras? Sì, esatto. Qualcuno è lì per passare il guado. Va benissimo, va benissimo. Esatto. Sì. Però uno dei modi che abbiamo preso in prestito noi e voi è se ci credi sia vera, e quindi noi ci così. Abbiamo creduto, credeteci anche voi. Sono certo. Bene. Grazie Barbara. Darei la parola a Paolo. Io sono chiamato a sostituire Adriano Negri in questa giornata, però non riesco a sostituirmi nella testa di Adriano Negri, quindi devo ragionare e parlare come riesco. Gersetti, perché? Perché è un mix di esperienza, perché è una faccia pulita, e quindi andiamo avanti sempre col tema di avere persone che in qualche modo credono in un progetto. I risultati sono importanti, ma abbiamo detto non sono tutto. I risultati avvengono in ragione di una coerenza, della volontà di perseguire uno scopo e non ad ogni costo. Quindi non sono importanti solo i fini, ma anche i mezzi con cui si perseguono i fini, come si arriva a un determinato risultato. Noi crediamo che Mario abbia le caratteristiche umane, prima di tutto, e professionali, per essere di supporto a una squadra che deve dare quel mix di esperienza e di capacità, professionalità e di gioventù. Quindi io Mario l'ho visto giocare, lui non lo sa perché io ero in tribuna e quindi non poteva neanche sapere. Ho visto caratteristiche soprattutto umane di un attaccamento
alla partita, al volere il risultato, al cercare di non mollare mai, che spero di rivedere, sono sicuro di rivedere quest'anno a Mantova, e sono convinto che questo sarà un tassello importante per il benessere dei tifosi, della società e anche della squadra con i risultati. Questo è quello che mi sento di poter dire. Per il resto, gli aspetti tecnici è più facile che parlino loro, che sono dentro e che conoscono meglio la materia. Quindi hai capito, abbiamo parlato di benessere, tanti sensi che siamo da novellini, poi tu ci devi assicurare un benessere psicofisico, psicologico, cioè tutto quanto insieme. Perché vincere aiuta a stare bene. Ecco, quindi questo è importante. Il morale si alza. Ecco. Anche perché la domenica sera è il momento più deprimente della settimana. Cerchiamo di addolcirlo. Sicuramente. Bravo. Io chiederei a questo punto al nostro Gabriele Casalieri, il nostro DS, come siamo arrivati a scegliere appunto Mario e di indicarci un po' delle caratteristiche tecniche. Allora, Mario. Praticamente Mario è stato il primo tassello che abbiamo scelto per proprio, come diceva Paolo, per le sue caratteristiche umane, e sapendo già di fare una squadra comunque giovane, volevamo un giocatore esperto e di carisma che trascinasse un po' questi ragazzi. È chiaro che è un giocatore tecnicamente molto importante, fatto vedere in questi anni in Italia, perché tanto tempo è qui anche con i nostri nemici di Verona, e quindi ha fatto vedere le sue doti in campo come giocatore che ha anche la doppia dimensione, perché può giocare frontale, può giocare spalle a canestro, ottimi movimenti spalle a canestro, e sa coinvolgere gli altri. E quindi abbiamo pensato a una squadra con lui per avere la doppia dimensione, non avere una squadra statica, quindi che possa giocare fuori, dentro, insieme a un americano che abbia quasi le stesse caratteristiche. E quindi l'idea era quella con Mencato, fare un esterno americano, il 3 italiano, ancora non posso dirlo. Quindi l'obiettivo era proprio quello di prendere un giocatore che fosse un punto di riferimento per la squadra, e Mario secondo me lo è, lo sarà, anche per l'attaccamento che lui fa vedere ai colori della maglia che porta, perché in questi anni la cosa che si è notata di più è proprio che lui si butterebbe dal balcone per i colori e per la sua squadra. Questa è la cosa che ci ha fatto arrivare qui, quindi benvenuto, sono molto contento e in bocca al lupo per la stagione. Crepi. E dopo tutte queste parole direi di dare proprio la parola a Mario. Io ti posso solo assicurare una cosa, che tecnicamente io non capisco niente e non mi permetto di dire nulla, se non che in effetti tra i primissimi nomi che ho sentito della nuova stagione c'è sempre stato il tuo. Quindi evidentemente c'è stata una grande voglia di Mantova di averti qui con noi. Io voglio ringraziarvi prima di tutto per questo ricevimento, che penso che ogni giocatore che venga così coccolato non può che cominciare bene una stagione. Vedo una responsabilità, una serietà e un attaccamento di tutti quanti, dal primo all'ultimo che ho conosciuto da quando sono arrivato. Vedo un attaccamento degli sponsor, dello staff, del presidente, della gente, che è incredibile. Questo non può far che bene a un inizio che ne sono sicuro che darà tante soddisfazioni. La squadra, il coach e lo staff, ripeto, hanno molta, molta voglia, e sicuramente riuscirà a conteggiarla a noi, ai giocatori. Io cercherò di dare tutto, il massimo che ho, anche sbagliando, però cercherò di fare il meglio che posso, non solamente in campo, anche fuori, anche con i miei compagni che avranno bisogno della mano, anche io avrò bisogno della mano. Però voglio ringraziarvi e sono molto contento di essere qua. Sei un po' il membro, non solo il giocatore più esperto di tutta la squadra, tra staff tecnico direi e squadra stessa, quindi come vedi un po' questo ruolo di giocatore veterano? Ecco. Mi piace, mi sento comodo, perché sono uno che sempre ha voluto aiutare agli altri, non solamente nella pallacanestro, nella vita. Dunque, se io posso aiutare i giovani, se io posso aiutare all'allenatore, allo staff, io sarò disponibile sempre. E allora questo mi fa molto piacere e mi piace anche farlo. Okay. Mario, scusa, prima hai parlato che sei stato cercato tanto dalla società e questo ti ha convinto un po' ad accettare
contratto, l'atmosfera che hai trovato, da rispondere, insomma, tutto bene. Ti hanno parlato anche un po' dell'idea tattica, tecnica della squadra, e se sì, che cosa ti ha convinto proprio della questione più prettamente di campo, diciamo, non solo quindi l'atmosfera, gli sponsor, eccetera. Sicuramente mi ha convinto che io sarò il giocatore che sono. L'allenatore mi ha dato moltissima fiducia, dunque riuscirò, credo, a essere molto comodo nella squadra e a inserirmi molto bene. Sicuramente farò quello che mi dica l'allenatore, però l'allenatore vuole che io non sradicare quel giocatore che sono, se no portare la mia natura di gioco sul campo, e questo gli fa piacere, credo, a qualsiasi giocatore. Dunque, e mi ha chiesto anche di essere, come parlavamo prima, anche un referente per gli altri, e a me fa molto piacere. Io sono il primo, sono disponibile. Allora, tutto quanto, anche non solamente tecnicamente, ma di quanto mi hanno voluto, ha chiuso il cerchio e oggi sono qui. Grazie. Prego. Avete altre domande? Magari una domanda. Bene, io, vabbè, per Mario. No, in generale. Ah, ok, no, una curiosità per signor Bellini. Durante la prima parte dell'estate, insomma, tutti i grandi voci, diciamo, nel periodo un po' più grigio, no, del passato, fortunatamente, possiamo parlare del passato, della società, con Novalini diventa presidente, Novalini diventa main sponsor, insomma, cosa c'è stato di vero ed eventualmente in futuro. Allora, di vero c'è che noi siamo delle persone concrete, leali e trasparenti, e diamo sempre quello che possiamo dare. E quello che possiamo, che abbiamo potuto dare, l'abbiamo messo a disposizione della società. E nei nostri obiettivi in questo momento non c'era l'ingresso nella compagine societaria, e quindi questo sapevamo fin dall'inizio di non poterlo dare in questo momento, e non l'abbiamo mai messo in campo, anche se probabilmente è uscita a volte questa voce. Non è detto che quello che diamo oggi sia un impegno massimo, è un percorso che facciamo anche noi, a seconda di quello che una società si può permettere, a seconda anche delle condizioni che il mercato ci concede. Quindi il nostro è un commitment, diciamo, anche di natura organizzativa e, se vogliamo, di un pochino di leadership nel lato sponsor, perché ci siamo presi questo ruolo. Mio fratello è presidente di Mantova Sport Network, lo Stato, adesso non so se ci sia un ricambio di presidenza perché non conosco bene le linee. Abbiamo confermato, forse non lo sanno. Esatto, infatti. Quindi insomma, diciamo che ci piace questo ruolo di catalizzatori di altre persone in linea con però i nostri principi. Quindi nel momento in cui vengono a mancare questi principi, noi non siamo capaci di essere incoerenti rispetto a quello che pensiamo e a quello che facciamo. Quindi fino a che ci sono queste condizioni, Novellini ci sarà, fino a che ci sarà il sostegno ai giovani, Novellini ci sarà, fino a che ci saranno questi progetti di sviluppo del territorio, Novellini ci sarà. Con quanto non dipende solo da noi, ovviamente i budget non sono infiniti per nessuno, e quindi si devono fare delle scelte oculate rispetto a quello che ci si può permettere. Grazie. Una domanda in generale sempre per Mario riguardo il campionato. Quest'anno è una formula un po' particolare, 5 retrocessioni, 3 promozioni, in linea di massima come lo vedi appunto questo campionato per gli Stinks in generale? Deve essere un stimolo in più questa cosa qui, deve essere un stimolo in più, dobbiamo dimostrare che la serietà della società, noi dobbiamo dimostrarle che noi siamo contenti, che dobbiamo ripagare tutti questi sforzi che fanno tante la società, come gli sponsor, come lo staff, come tutti quanti, noi dobbiamo ripagarli. Dunque, dobbiamo lavorare, dobbiamo essere seri, professionisti e mettere tutto sul campo, e io penso che ci toglieremo tante soddisfazioni e non avremo problemi. Grazie. E chiudo con una domanda al DS, ovviamente di mercato. E, vabbè, l'italiano ormai si sa, non lo possiamo dire ufficialmente, invece per quanto riguarda gli americani,
Warren è un profilo che può interessare, ci sono comunque altre scelte che state prendendo in considerazione, e per quanto riguarda il centro, anche per quello vi state rivolgendo al mercato estero oppure state guardando al mercato della 2? Ecco, comunque a profili che già sono passati per il nostro campionato. Allora, con Warren insomma siamo convinti un po' tutti, è chiaro che dobbiamo avere risposte anche da lui, è un profilo che a noi piace molto, oltre a lui ce ne sono altri, e diciamo che il giocatore che a noi serve è un giocatore di quelle caratteristiche che abbia facilità di prendersi un tiro, sia in uscita dai blocchi sia dal palleggio, un giocatore comunque che sappia tirarsi un tiro nei momenti di difficoltà e che magari la squadra ha bisogno. Quindi Warren è uno di quei profili che a noi interessa come altri. Sul lungo cerchiamo un giocatore bidimensionale che possa giocare insieme a Mario, insieme a Valerio, un giocatore atletico che possa anche lui avere magari un po' il tiro da fuori, il roll con il playmaker, insomma un giocatore di caratteristiche fisiche, atletiche importanti, insomma questo è il profilo che stiamo cercando. Insomma, con lo staff, con gli allenatori stiamo guardando diversi profili, non è facile perché quest'anno comunque ci sono società che hanno speso tanto il loro lì e quindi anche gli altri giocatori si aspettano che tutti possano spendere quelle cifre, ma speriamo che un po' ridimensionano anche loro le richieste, però ci sono dei profili molto molto interessanti che stiamo seguendo.